cerco, non arrivare in caso di livello, ma proverò a insomma se riesco un po' a avvicinarci. Allora, io ho cominciato a usare R per scherzo, perché cercavo un applicativo che anche per fare un po' di calcolo di matematica finanziaria. Poi, così, cercando in rete, ho trovato questo R, ma questo nome, ho cominciato a studiare un pochino di cosa si trattasse e praticamente mi sono un po' documentata. Ci sono diverse filmate anche su YouTube, in rete, la documentazione che, diciamo, si impara abbastanza velocemente. Una cosa che ho notato, che poi vedrete con Pietro, è che ci sono, cioè, in fa la parte su Python, ci sono molti comandi che si assomigliano con R, quindi diciamo che l'utilizzo di entrambi gli strumenti per l'analisi dei dati, diciamo, è abbastanza facile da realizzare in entrambi i due ambienti, perché ci sono delle parti che anche usano gli stessi nomi anche per chiamare gli stessi comandi. Allora, R, praticamente questo è il logo, nasce questa la parte che si trova sul sito ufficiale, è praticamente un linguaggio e è un qualcosa un po' più di un linguaggio, perché praticamente è un sistema, un ambiente. Quindi nasce da S, che a sua volta era stato scritto in precedenza come linguaggio proprietario, sempre orientato alla statistica, e di conseguenza è stato iscritto R e quindi diciamo viene chiamato anche un po' un dialetto oppure un, diciamo, un clone di S. È rilasciato sotto licenza GPL, quindi diciamo è un software che potete tranquillamente scaricarvi e installarvi senza problemi ovviamente di costo che può avere un software di un certo livello come questo. Se andate sul sito ufficiale è piuttosto semplice, perché trovate una specie di wiki dove vi dà l'essenziale, cioè in sostanza la cosa che subito vi porta a fare è fare l'installazione e scaricare il software. Lo trovate in multipiattaforma, quindi sia per Linux, Mac che Windows, e troverete dei repository che sono poi dislocati in tutto il mondo dove è possibile scaricarlo. Ora, questa è un'altra pannella che sarebbe la stessa cosa. Ecco, entriamo nell'ambiente di Linux. Quindi nell'ambiente di Linux vedete che, ora questa schermata l'ho fatta poi tempo fa, però se andate sopra il sito, su un mirror di, per scaricare il software, vedrete che è aggiornato con molta frequenza. E qui ci sono le guide per l'installazione sotto punto. Allora, sotto punto è già paketizzato, però come tutto quello che viene paketizzato dalla distribuzione di Linux, c'è sempre il problema che magari l'aggiornamento è un pochino più ritardato. Quindi conviene agganciarsi direttamente sul repository ufficiale, in modo tale da avere sempre il software aggiornato all'ultima versione. Allora, l'installazione in sostanza, quindi torno un attimo indietro, in sostanza nelle schermate che vedremo successivamente dovrete agganciarvi ai repository, quindi ora così vi faccio vedere anche il terminale come si fa. Praticamente fate l'aggiornamento con la etichetta pendente, installate il pacchetto base e poi installerete nell'ambiente tutta una serie di librerie che vi serviranno per l'uso, perché diciamo R è un linguaggio, è un ambiente, ma è anche un insieme di librerie che ovviamente vi fanno mettere a disposizione tante funzioni. Allora, c'è una parte sopra sulle guide dei vari formati. Allora, vediamo un attimo, se aprite un terminale dovete mettere il vostro source list, vedete il repository, no? Io in questo caso l'ho preso dal GAR, e io su questa macchina, questo è un piccolo computer un po' datato, ho sempre la versione vecchia, quindi questa è sempre una 14.4. Tengo questa più vecchia perché ovviamente si aggiorna sempre e mi piace, diciamo, metto la macchina rispetto alla versione più avanti. Allora, io aggiungo a questo punto qui la riga sopra il file source list, dopodiché gli do un'etichetta update, quindi in sostanza aggiorno le altre pacchetti e vi faccio l'installazione di R base. Come si lancia? Si lancia dal terminale scrivendo semplicemente R maggiuscolo e entro dentro l'ambiente dove trovo il prompt e quindi in sostanza sono dentro R. Se voglio fare subito installare dei pacchetti, a questo punto posso
dare il comando di Star Paradis, gli metto, questo è un pacchetto molto usato, lui mi chiede inizialmente dove lo vado a prendere, dico dove prenderlo e lui ovviamente mi andrà a installare e alla fine mi darà il tracciato di quello che ha fatto, cioè in sostanza io ho il pacchetto a disposizione. Con questo mi installo tutti i pacchetti che mi servono e ho l'installazione la faccio una volta, farò ovviamente gli aggiornamenti, gli aggiornamenti successivi, però l'unica cosa che devo fare, ma tre volte che mi serve un pacchetto, è ovviamente richiamarlo. Ora intanto lo vedrò. Vi faccio vedere anche quest'altra cosa, RStudio. RStudio in sostanza è un'interfaccia grafica. È molto bella perché in sostanza è come se avessi un pannello di controllo dove potete gestire R e tutte le sue funzionalità. Allora, questo è il sito ufficiale, questo è strutturato molto bene perché ha le cose essenziali, andate nei vari link e aprite le varie schermate. Anche questo qui nasce in due versioni, cioè RGPL, scusate, GPL. RStudio invece viene rilasciato sulla parte commerciale per un uso, diciamo, business, mentre viene rilasciato anche open source, quindi con una licenza GPL 3, e è libero, quindi il prezzo non costa niente. Quindi potete installarlo tranquillamente sul vostro computer. Questa è l'interfaccia grafica, in sostanza si costituisce di quattro finestre principali che posso dimensionare, spostare, adattare in base alle esigenze, cambiare il colore dello sfondo e in pratica ho una parte dove inserisco il mio script, quindi inserisco il comando e mi rimane l'istante, posso lanciare di volte a volte man mano che lancio scrivo un comando oppure la serie di codici che mi metto qui dentro e qui sotto una parte di console, quindi il codice lo posso scrivere anche sul prompt e eseguirlo con l'invio, oppure tutte le volte che lancio quello che scriverò qui sopra mi partirà l'esecuzione sulla parte della console. Poi ho una parte dove mi crea un environment dove in sostanza mi farà vedere dentro tutte le variabili, tutto ciò che ho costruito, e poi tutta una serie di pannelli che si possono aprire successivamente dopo, per esempio, delle preview. Che si faccia tipo delle presentazioni, poi le vediamo. Sotto, anche qui sotto ho varie tab dove posso mettere, quindi vedere i pacchetti, vedere il plottaggio, vedere, diciamo, una sorta di browser sui file che ho sulla macchina e anche qui c'ho un viewer per vedere quando faccio magari delle presentazioni, cominciamo per piano. Allora, costituito anche da librerie, cioè librerie perché ogni libreria in sostanza ha a disposizione gli strumenti aggiuntivi di lavoro. Su RStudio trovate praticamente già un elenco di tutti i principali pacchetti di principali librerie che potete mettere dentro la documentazione e andarvela a leggere e poi trovate anche dei cheat sheet che sono fatti molto bene. Mediamente sono una o due pagine, ve li scaricate e in sostanza trovate un po' riassunti, ma anche in modo grafico, tutte le caratteristiche del pacchetto. Per esempio, se non avete aperto una qui, questo qui è un pacchetto di grafica, di segni grafici, vedete come ora l'ho grandito, vi mette, diciamo, le varie parti, cioè insieme, le segni dall'altro, e vi dà, diciamo, una guida per imparare e poi successivamente anche per lavorarci, perché ovviamente non può ricordarsi tutto. Allora, andiamo un po' più nei dettagli, quindi qualche comando di base che può servire. Install packages, che si è già visto prima, quindi io installo il pacchetto, per usare il pacchetto lancio library, gli do il nome. Ci sono già del dataset già pronti che posso usare e lo carico con data. Poi l'aiuto che metto il punto interrogativo e min, oppure metto F fra parentesi, ci metto il nome, in questo caso chiamo genericamente un pacchetto, oppure avrei potuto scrivere anche min qui dentro. Per muoversi, sapere dove sono e come faccio a muovermi dentro un altro directory dove magari ho parcheggiato i dati, si usano questi due comandi. Getqd e setqd. Qui ovviamente metterò il percorso, questo mi dice dove sono e questo qui invece gli andrò a dire dove andare. Questa è per una macchina Windows
se avessi avuto davanti la lingua sarebbe per esempio come il nome tenente. Ora vediamo un paio di cose essenziali per lavorare con R. Allora, vediamo prima di tutto i vettori e la frame e poi vediamo qualche libreria. Allora, cos'è il vettore, cos'è il vettore e la frame? Cioè, in sostanza sono dei contenitori, degli scaffali dove vanno a parcheggiare i dati. Il vettore è più semplice, quindi è uno scaffale dove io ho una serie di spazi dove mettere i vari elementi. Il data frame invece è più complesso. Il concetto è quello praticamente è quello di avere degli spazi che sono indicizzati dalla posizione, quindi che sarà la prima posizione, la seconda posizione, la terza posizione e via. Una cosa da notare è che R comincia a contare da 1, mentre Python conta da 0. Per chi non è informatico forse è un po' più intuitivo. Un'altra condizione che viene fissata è che invece di mettere un'assegnazione con uguale, metto un'assegnazione con una freccia. Quindi A è come se scrivessi uguale a 5 ed è 5 che va in A. Stessa cosa si considera una funzione. Quindi il vettore è il classico concetto di vettore dove ho i vari elementi indicizzati. Questo è una, diciamo, ripresa da un datasheet, quello generale, dove mi dice un po' come muovermi sopra i vari elementi del vettore. Allora, in sostanza al terminale, quando usate R, avete questi risultati. Scrivete il comando e lui vi dà la risposta. Allora, un vettore, quindi quando si mette fra parentesi esterne, eseguo subito il comando, se no dovete scrivere questa parte e poi lanciare Q. Quindi, se voglio scrivere una sequenza di numeri, l'intervallo metto C davanti, l'intervallo della virgola. Posso usare un sistema con range, cioè da 1 a 5, in sostanza faccio la stessa cosa. Posso usare un sistema a sequenza, dico da dove parto, dove arrivo e dove step. In sostanza ho fatto la stessa cosa in tre modi diversi. La ripetizione c'è due tipi, cioè la ripetizione dove dico le volte, dico 1 e 2, dico 1 e 2, 1 e 2, 3 volte, o se no posso ripeterlo 3 volte ciascuno di essi. Vediamo come si fanno a selezionare. Quindi R norme è, diciamo, io ho popolato un vettore velocemente mettendoci una istruzione normale di 3 numeri. E a questo punto se io lancio, quindi lui mi dice cosa mi ci ha messo dentro. Allora, come faccio io a vedere magari il numero 2, cioè la posizione numero 2? Ti do l'indice. In questo caso qui, lui ovviamente mi scrive questo. Se invece tipo escluso questo, gli darò meno 2 e ovviamente metterà il primo e il terzo, no? Stessa cosa posso usare il metodo quello del range, cioè gli dico 2 e 3 e ovviamente mi scrive il secondo e il terzo. Per sottrazione andrà per differenza. Posso dirgli di farmi una selezione, diciamo che sono io che decido, quindi C, 1 e 2 e lui prende meno 2, oppure per esclusione al contrario. Posso darti una scelta condizionata, gli posso dire ad esempio quelli inferiori di 0 e lui mi prende il primo. Gli posso mettere anche su un'insieme di elementi che sono string, in questo caso qui, oppure fattori che poi vediamo dopo cosa sono. Ecco, allora, vediamo una cosa molto utile, esempio di sequenza. Sequenza è un esempio, se io volessi farmi un elenco di tutti i giorni dell'anno, quindi dal 1-1, 1-17, 31-12, gli posso dire questo, gli posso fare una sequenza da, gli dico, deve essere una data, dall'1-1-17 fino 31-12, vai, gli do lo step giorno. Lui a questo punto mi farà subito al volo una, quindi parteggerà in T, una lista di date dall'1-1-31-12. Se volessi invece, per esempio, fare un discorso mensile, potrei mettere i mesi. A questo punto, qui mi rifaccio 165 e qui mi rifaccio 12. Allora, passiamo alla frame. La frame è più complessa perché ovviamente c'è righe e colonne. È il concetto tipico, questa è la schermata del datasheet, dove fa vedere un pochino delle parti essenziali. Vedete che sono colorati e quindi rimangono anche subito in mente, anche a posteriore.
Allora, qui in sostanza io cosa ho? Ho una serie di vettori che sono messi insieme e mi costituiscono una tabella. Quindi quando ho fatto data frame, cioè la mia tabella di lavoro, se lo lancio, lui mi avrà creato questa struttura che è molto semplice, tre colonne e tre righe. Posso andare a leggere anche dei dati esterni, cioè ovviamente posso avere dei dati già fatti in CSV, in testo, posso avere anche in Excel e posso anche andarci a scrivere solo. È comodo questo comando, fare punto choose, fra parentesi, chiusa aperta, che in sostanza mi fa questa tabellina. Cioè io quando lo lancio mi apre una schermata e mi dice vatti a prendere il file che ti pare. Cioè ti do il percorso e lo vai poi a scegliere graficamente. Il discorso analogo con il vettore, come faccio a trovare gli elementi vettori data frame? Allora ho due indici, ho le righe e le colonne, quindi mi muovo in questo modo, metto sempre le parentesi quadrate e ovviamente la prima parte sulle righe, la seconda parte sono colonne. Se non ci metto niente sta a significare che sono tutte. Ora qui scorro un po' velocemente, poi ve le lascio queste slide. Posso fare, per esempio, una cosa molto comoda, quella di dire io voglio moltiplicare, no? Esempio, chilogrammi per prezzo di debito e per prezzo totale. Ecco, in questo caso faccio la moltiplicazione fra le due colonne. C'è un altro modo per scrivere la stessa cosa, usare il dollaro, cioè in sostanza ottengo lo stesso risultato. Se voglio cancellare la colonna, butto un null dentro la colonna che mi sono creata, cioè questo dot che ho creato me lo vado praticamente a rimpiazzare con un null e fatto mi spedito. Vediamo un po', io posso chiedere quanti costa questa tabella, quindi do dim, df, e lui mi dice che è di 3, quindi 3. Pensiamo a tabelle molto grosse, dove ovviamente è importante sapere la dimensione. Con enter df mi dà il nome delle etichette, cioè dei nomi colonna. Un altro comodo è questo, str che sta per straccia, perché mi dà la struttura delle singole colonne. Ecco, vediamo un po' qualcosa, come si fa a individuare un singolo dato. Quindi ho creato, per esempio, mi sono messo qualche funzione che vi serve per creare dei dati per anno. Allora, sample praticamente mi dice di prendermi 100 numeri da un accento, come se ci avessi un'urna e prelevassi tutte 100 le palline e ovviamente le prendo in ordine diverse secondo il numero pesco. Ecco, a questo punto, se io mi faccio la frame, quindi con due colonne A e B, con A e et riesco a vedere i primi numeri, in questo caso io ho forzato due, se no posso dire la coda che in questo caso gli dico sempre 2 e praticamente mi fa vedere, quindi gli ho detto che sono 100 numeri, mi fa vedere gli ultimi 2, 99 e 100, i primi 2 e i primi 2. Mi fa ovviamente anche un riprodaggio, quindi riesco praticamente a fare, ad esempio, un primo grafico dove vedo una dispersione dei dati, delle schede dati. Poi posso magari impostargli il tipo, il colore e poi c'è tutta una serie di parametri che posso mettere e che mi personalizzano il grafico. Per esempio posso mettere il nome degli assi, posso mettere un titolo e via. Summary è un comando tipo statistica dove mi fa vedere subito al volo delle singole, in questo caso gli ho messo di F1, avrei potuto dire di F1 dollaro A e mi avrei fatto vedere soltanto questa colonna, oppure aperta parentesi, insomma come si è visto prima. E mi fa vedere il minimo, il massimo e mi fa vedere i quartili, quindi la mediana, la media, quindi diciamo i dati statistici che mi possono servire per un'analisi. LM è la regressione lineare. Ecco, per esempio, dopo la tabella se io li creo, posso far fare subito i grafici dove mi fa la comparazione. Entriamo ora in qualche libreria molto, diciamo, più diffusa. Di diverse è più che una libreria, è una collezione di librerie. C'è chi installa solo questo oppure le lancia diversamente. Magnet, se vedete che questo disegnino, no, questa qui non c'è, ma perché è qui dentro. Questa è comoda perché usa per il concetto di pipe, cioè in sostanza se io ho una serie di comandi, per esempio questa qui potrebbe essere una media quadratica, no?
dico, gli elementi di questo vettore, gli elementi al quadrato, mi ci fa la media e mi ci fa la radice quadrata. Se questo è molto complesso, effettivamente diventa difficile da leggere e anche da scrivere. Allora cosa posso fare? Quindi parto dalla linea, poi gli creo una specie di trenino con tanti pezzi agganciati e quindi gli dico, guarda, mi ci metti prima la media e poi mi ci metti la radice quadrata. In sostanza ottengo il risultato uguale. Di Breyer invece è un altro, anche questo è usato perché per la manipolazione dei dati, diciamo avete una specie di una sorta di comandi simili a quelle del classico database, dell'SQL, quindi select, filter, summarize, ora vediamo un pochino singolarmente. Allora, il discorso di RStudio, vedete, scrivete il codice, lo eseguite, ovviamente vi fa vedere il risultato sotto. E poi, se andate nel barrio, che prima ha creato in questi casi che sono tutte le assegnazioni e mi dice quali sono i vari singoli elementi, vedete la comodità di RStudio. Se clicco su un elemento che è un data frame, mi fa vedere già la tabella, cioè mi apre un'altra pannellata e mi fa vedere la tabella. Quindi, vediamo un attimo, ora qui ho fatto qualche esempio dove ho popolato qualche data frame e dove praticamente faccio vedere un po' come si usano i vari comandi di questo pagamento. Allora, questo è molto semplice, in sostanza io dico di farmi dal 2013 al 2017 una serie temporale. Quindi in sostanza una tripla di prima è questa, ora qui c'è 2013, poi 2014, i vari mesi, e ho messo un numero e un peso. Se gli dico select mi fa e gli metto quali colonne, mi fa la selezione delle colonne. Se gli metto esempio un filtro, gli posso filtrare quali voglio mettere delle condizioni. Gli posso anche mettere un OR, la virgola sta anche per N, se non devo scrivere anche N. Quindi dico tutte quelle che sono valute 2, i mesi, 2, e il numero maggiore di 3. Summarize invece diciamo è un po' più un aggregatore. Ad esempio, in questo caso gli dico che io voglio la media di queste due colonne, il numero e il peso. Posso arrange invece mi fa chiedo un'organizzazione, cioè posso dire si mette in ordine discendente oppure crescente. Mutate invece mi fa quello che in sostanza si è visto prima, la creazione di nuove colonne tramite l'uso di, cioè tramite altri già esistenti, però è un po' più facilmente leggibile perché metto che la colonna totale vola il numero per peso, no? E lui me la scrive, me la crea. Vediamo il discorso del pipe dentro di Braille. Ecco, il pipe è comodo perché a questo punto io cosa faccio? Concateno i vari comandi e a questo punto qui diventa più leggibile il codice. Cioè, in sostanza si usa questo simbolo per percentuale nel mezzo un maggiore. Ggplot forse è uno dei pacchetti più belli perché mi fa la parte grafica. Quindi se io lancio, vedo dentro, nel viewer vedo, nel plot vedo subito il grafico. Vediamo questo qui invece è come a disposizione. Allora, ggplot in sostanza anche questo viene creato, c'è una parte dove identifico i dati che mi servono e poi c'è tutta una serie di comandi grafici che mi personalizzano il grafico finale. Cioè, per esempio, vw mi fa lo sfondo chiaro, se no di base è grigio. In questo, ad esempio, vi posso mettere anche qual è la regressione lineare che fa la riga e praticamente me l'ha messa all'inizio del grafico di ispezione. Andiamo avanti con qualche altro esempio. Ecco, per esempio, questi riesco a fare per esempio un grafico a violino, lo posso colorare, ci posso mettere dentro anche dati di ispezione, posso vedere i quantini,
o quartile, quindi queste sono, sono l'ho dividato qui sopra, 0,25, 0,50, 0,75. Posso vedere l'istogramma. Io qui ho tre variabili, ho tre praticamente le distinzioni del gatto, cane e topo, e lui mi fa vedere come sono costruiti con colori diversi. Mi fa vedere un grafico di densità, confronto, e posso anche metterli separati perché magari qui posso avere un po' più difficoltà di lettura. Posso fare dei box plot, un po' più complicato mettendoci maggiori informazioni anche della media, e passiamo poi a Markdown. Markdown in sostanza è la parte riportistica. Allora, la cosa bella di RStudio è che potete gestirvi la parte di riportistica della vostra documentazione, cioè si appoggia in parte sul LaTeX, quindi la parte PDF, una parte la fa con LaTeX, e se la potete fare della documentazione in HTML, sì, in HTML oppure anche in Presentation, che poi alla fine è un HTML. Allora, cioè, in sostanza come funziona? Funziona che io apro, se vengo qui, no? Apro file, gli dico per esempio R-Markdown, lui mi dice, mi apre questa pannella e mi dice come la vuoi fare questa presentazione, dico la presentazione che fa una specie di sorriso slide. Poi posso farlo in documento, e il documento può essere HTML e PDF. C'è quest'altra shiny che io non ho ancora studiato, che però da quello che ho visto vi consente di fare delle applicazioni sul web, quindi in sostanza fate come dei siti internet. E quindi il codice di R-Markdown è abbastanza, la sintesi piuttosto semplice, qui si impara abbastanza velocemente, come se scrivessite un po' in generale dell'HTML, ma molto, molto più elementare. E poi in sostanza, quindi con questo Knight, gli date la compilazione e lui vi fa il documento. Quindi per esempio questo qui ha fatto il PDF, me l'ha generato, questo qui l'ha fatto in HTML, faccio girare sopra un browser. E poi posso fare anche un notebook, che in sostanza diciamo più interattivo, e vedete, queste presentazioni sono state fatte con la parte presentation, cioè vedete come si forma, cioè ogni slide è fatta con dividendola con questi uguali uno simile all'altro, e quindi qui faccio la divisione. Quindi penso aver finito, vi ringrazio e non so, penso che risuono. Quindi ce l'abbiamo fatta senza, cioè guardate com'è bello, no? Se io premo l'ESC, cioè in sostanza, cioè molto curato, do l'invio e prendo la diapositiva. Sotto fa colore anche avanzamento, cioè allora dice ma cosa viene fuori, no? Viene fuori questo. Allora, finisco velocemente perché questo è bello. Allora, io ho preso una serie di immagini che non ho messo insieme, molte sono delle ho preso direttamente la videata del computer, no? E quindi, in sostanza, io ho preso queste e le ho messe tutte insieme su un file che tu mi hai generato in HTML, che è praticamente questo qui. Adesso lo so. Questo è la presentation, e quest'altro qui, ecco, questo qui. Quello che avevo lanciato, riaprirlo anche con un editor di testo. E diciamo anche che mi sta girando un po' troppa rosa questa macchina. La bocchetta perché è più sotto. Si apre meglio con qualche altra cosa. Faccio vedere che lo stesso file di codice l'ho anche inserito dentro un Markdown per fare un PDF, e
questa regola dovrebbe fare in senso particolare, in sostanza qui sono poggia sul latte, però cioè vi mette l'eleganza lato, cioè tutto quello che viene dentro di codice lui l'ha calcolato e quindi in sostanza cioè, io ho la possibilità di cambiare il codice e di lavorarci sopra e di fare conteggio senza che ci vada a finire a mano. Ah, un'altra cosa che fa, vi fa anche un docx, come formato un po' discutibile, però lo fa così perché è più diffuso e quindi se magari passa le mani anche in classiche aree di aziende dove c'è gente che non ha familiarità con numeri, riesce ad aggiungere i suoi parti nella reportistica che magari riguardano un'aggiunta al report che uno ha stilato. Quindi anche se vedete, cioè, anche il discorso dei grafici li fa, cioè, presentare delle presentazioni in questo modo qui effettivamente sono anche belle dal punto di vista grafico e visivo. L'HTML mi sembra che si sia un po' schiantato, no, non ce la fa, no, mi dovrebbe la con qualche altra cosa. Via! State in alto, ma se non ti cresce. Sì, ti cresce. No, sì, no. Vabbè, insomma. Via! Più.